Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi vi presento una ricetta semplicissima che mi è stata richiesta da Claudia. La ricetta richiesta da voi. Ciao Francesca, non riesco mai a preparare il purè in busta, mi esce pieno di grumi e liquido, come posso fare? Mi faresti un tutorial? Claudia. Ma certo, eccolo qui. Per prima cosa mettiamo sul fuoco a bollire il latte. 330 ml. Io sto facendo la dose doppia. Però per una busta ce ne vanno 330 ml. Aggiungiamo un pizzico di sale. Quando bolle bisogna spegnere il fuoco e aggiungere 200 ml di acqua fredda. A questo punto si può aggiungere il contenuto di una busta. Bisogna mescolare con energia per almeno 2 minuti. Fino a quando vedremo che avrà raggiunto una consistenza molto cremosa e soprattutto omogenea. A questo punto possiamo aggiungere una noce di burro della noce moscata. Se volete rendere il vostro purè ancora più ricco, potete aggiungere anche dei pezzetti di prosciutto cotto. Diamo una bella mescolata con energia e tra poco il nostro fantastico purè sarà pronto. Davvero un'ottima ricetta che si prepara in pochissimo tempo e con poco sforzo. Magari possiamo accompagnare il nostro purè con una bella fetta di pollo alla piastra e quindi fare una bella cena in famiglia, veloce, buona e sana. Spero che questa ricetta vi sia stata utile. Se avete qualche ricetta da richiedermi, lasciatemi un commento e io vi dedicherò il video. Un bacione, a presto, ciao! Se vi va, lasciate un bel like. Bacioni!